conto alla rovescia per passaggi festival. Ed è davvero il momento di dare i numeri. 9 giorni, 12 sedi tra centro e lungomare, ma soprattutto più di 150 eventi, oltre 200 interventi tra autori e relatori, 17 rassegne librarie che spaziano dall'immancabile saggistica alla narrativa, dalla poesia al fumetto. In più, 5 mostre e 17 laboratori per bambini. Può davvero bastare per questa grande rassegna che ormai da tempo è salita alla ribalta nazionale e che, per il suo 10° compleanno, allarga i suoi confini alla vicina San Costanzo. A San Costanzo siamo pronti, non nascondo che siamo anche un po' emozionati perché si parte col botto con 4 grandissime autrici, 4 grandissime donne: Andrea De Logu, Veronica Pivetti, Iva Zanicchi, Catena Fiorello. Saremo in una bellissima piazza, la nuova piazza San Pio da Pietrelcina, e quindi sabato 18 e domenica 19 vi aspettiamo in tantissimi a San Costanzo. Da lunedì 20 a domenica 26 giugno poi si ritorna a Fano, dove tutto è cominciato. Tra novità e conferme spiccano i nomi di Gaetano Pecoraro delle Iene, oltre al giornalista di Repubblica Filippo Ceccarelli, che prende il posto di Antonio Caprarica. Da segnalare anche il conferimento del premio giornalistico Andrea Barbato, martedì alle 22, a Lorenzo Cremonesi in collegamento dal Donbass. Si parte a Fano, permettetemi, in un delirio di incontri librari, perché sono tantissimi. Molti dicono sono troppi. Tenete conto che i grandi festival, penso a Mantova, a Pordenone, hanno addirittura 100 incontri al giorno. Quindi parliamo davvero, noi ci stiamo arrivando pian piano, ancora non siamo a quei livelli, ma ci stiamo arrivando. E devo dire però che l'offerta è davvero molto varia e composita. Cioè si va dalle rassegne del Chiostro delle Benedettine, che è una sede nuova rispetto agli ultimi anni di passaggi, non c'eravamo andati dal 2015. E lì ci saranno rassegne specialistiche, quindi anche per un pubblico colto, curioso, a volte di nicchia anche, perché si parla di scienza, di filosofia, di arte, di tecnologie digitali, intelligenza artificiale, benessere, e ai grandi nomi della piazza, alla poesia della San Francesco, alla narrativa straniera della San Francesco. Ci saranno 2 spettacoli teatrali, ci saranno 5 mostre, tra cui una mostra, guardate, arriveranno anche delle televisioni sia italiane che straniere a Fano, perché portiamo in mostra una poesia inedita di Giuseppe Ungaretti. Cioè è un evento culturale davvero incredibile questa mostra, ingresso gratuito al Sant'Arcangelo. Quindi sarà un festival fatto da presentazioni di libri, da eventi, laboratori, ci sarà anche una cena con l'autore, e insomma speriamo che il pubblico risponda positivamente. Tutti gli argomenti, dall'arte alle mostre, ai laboratori per bambini, dal Lido fino alle Benedettine, al centro della città, è veramente una cosa enorme. Io penso che nella città di Fano un evento culturale di questo tipo non ci sia mai stato. Grande la soddisfazione degli organizzatori dunque, per un festival dalla grande rilevanza culturale ma anche turistica ed economica. Un grande anniversario per Passaggi, perché in questi anni ha dimostrato una crescita veramente eccezionale che devo dire non ci aspettavamo. La capacità di creare un gruppo solido, di fare rete con associazioni di categoria locali, con altri del mondo della cultura, altre associazioni, con imprese, con realtà nazionali ed internazionali, ha fatto di Passaggi un polo culturale, un polo attrattivo veramente importante e fondamentale per la città. Quest'anno arriviamo al 10° anno, sono già un mese circa che a livello nazionale si parla di Passaggi ovunque, sono tanti gli ospiti che arriveranno. Oggi ho avuto la conferma che per quella settimana i nostri hotel e le nostre strutture sono praticamente piene, quindi direi un bellissimo compleanno per Passaggi, e per questo devo ringraziare un team che parte da Passaggi Cultura, che vede ovviamente tutti gli uffici dell'amministrazione comunale, gli altri istituti culturali della città, collaborare insieme e far crescere la città. Colgo l'occasione per un forte ringraziamento agli enti pubblici, ai nostri sponsor privati e pubblici, in modo particolare al Comune e alla Regione, che quest'anno con un contributo adeguato ci mette nelle condizioni di svolgere questo festival in grande tranquillità e di mettere le basi anche per i prossimi anni e definire proprio strutturalmente Passaggi Festival per tutta la Regione Marche.